c'è Sir Thomas, vostra grazia? Sir Thomas? Messer Cromwell? Voi vi siete messo contro di me in consiglio stamane? Sì, vostra grazia. E siete stato il solo? Sì, vostra grazia. Siete un pazzo. Ringraziamo il cielo che c'è solo un pazzo in consiglio. Perché vi siete opposto a me? Mi è parso che aveste torto. Questione di coscienza. Voi non mi date che preoccupazione. Se riusciste a vedere i fatti come sono, senza quell'orrendo aspetto morale, con un po' di senso comune, voi sareste uno statista. Il re. Dove viene? Lo sapete? Io, vostra grazia? Oh, risparmiatemi la vostra discrezione. È stato, come al solito, a divertirsi nel fango. Da Madama Anna Bolena. Mor, mi volete aiutare? Vostra grazia dovrebbe precisare meglio. Ah, siete un pedante. E va bene, precisiamo. Il re vuole un figlio, voi che cosa fate? Il re non ha certo bisogno dei miei consigli su una questione simile. Siamo soli, vi do la mia parola che nessuno ci sente. Io non l'avevo sospettato. Sperate forse in un cambio di dinastia? Due Tudor sono più che abbastanza, secondo voi? Il re ha bisogno di un figlio. Voi che cosa fate? Io prego tutti i giorni. Cose da pazzi, dice sul serio. Quella donna, quella tale, almeno non è sterile. Ma non è sua moglie. È Catherine la moglie, ed è arida come un mattone. Che aspettate, il miracolo? I miracoli avvengono. Sì. E va bene, bravo, pregate. Pregate, mi raccomando. Ma oltre alle preghiere si può fare anche dell'altro, e cioè far ottenere a Sua Maestà il divorzio. Voi mi darete il vostro aiuto, sì o no? Il Papa ha già dato la sua dispensa perché il re potesse sposare la vedova di suo fratello per nostre ragioni di Stato. Adesso dovremmo chiedere al Papa la dispensa dalla sua dispensa sempre per ragioni di Stato? Io non amo i giri di parole. Allora? Allora l'unica cosa da fare è andare da Sua Santità e domandarglielo. Ma potremmo anche cercare di convincerlo, il Papa, mi pare. Con gli argomenti? Con gli argomenti e con le pressioni. Pressioni? Applicate alla Chiesa, alle sue case, alle sue proprietà? Pressioni. No, vostra grazia. Io non vi aiuterò. Allora, buonanotte, Messer Moore. Lasciamo morire la dinastia con Enrico VIII e ci ritroveremo nelle guerre di successione. Baroni sanguinari devasteranno il paese da un capo all'altro. Voi questo volete? E va bene. L'Inghilterra vuole un erede. Certe misure, forse spiacevoli e forse no. Molte cose nella Chiesa hanno bisogno di una riforma, Thomas. Va bene, spiacevoli, ma necessarie se vogliamo l'erede. Ora spiegatemi come voi, consigliere d'Inghilterra, potete ostacolare tali misure per amore della vostra personale coscienza. Vedete, io credo che quando gli statisti trascurano la loro personale coscienza per amore dei loro doveri pubblici,
portano il paese per la strada più breve al caos. E allora ripiegheremo sulle mie preghiere. Questo vi piacerebbe, vero? Governare il paese con le preghiere. Sì, lo farei. Sarei curioso di vedervi. Chi porterà questa dopo di me? Chi sarà il prossimo cancelliere? Voi? Fisher? Suffolk? Per me Fisher. Già, ma per il re? E perché non il mio segretario, Messer Cromwell? Cromwell? È un uomo molto capace. Ma? Io, piuttosto di Cromwell. E allora scendete dalle nuvole. Finché non lo farete, voi e io saremo nemici. Come vuole vostra grazia. Come vuole Dio. Forse vostra grazia. Moore, dovevate fare il prete. Come voi, vostra grazia.